Oggi è lunedì, giornata della luna, giornata di inconscio, di sensibilità, di percezioni, ma è anche la giornata importante perché è la giornata di inizio primavera, giornata di entrata del sole nel segno dell'Ariete, anche se tecnicamente l'entrata del sole è avvenuta ieri alle 16:34 del pomeriggio. Giornata importante per i segni d'acqua in particolare, ma vediamo fra un po' nel dettaglio perché. Ho piacere di essere qui con te sul mio canale Astrolove dedicato all'astrologia. Oggi esaminiamo gli aspetti per l'oroscopo di lunedì 21 marzo 2022. Iniziamo dal grintoso Ariete, con l'inizio della primavera, con l'arrivo del sole nel tuo segno. Ti sentirai ancora più gasato, così più pimpante, più dinamico, più attivo, ma allo stesso tempo altri aspetti differenti come il Mercurio, come Giove, ti daranno anche la possibilità di avere una maggiore attenzione nei confronti di chi ti è vicino. E allo stesso tempo la luna di oggi smorzerà questa tua carica, magari eccessivamente grintosa, per donarci un po' di strategia ulteriore. I nostri torellini concreti e stabili, se appartiene al segno del toro, la giornata di oggi ti vede andare incontro a un inizio di primavera più sprintoso, un attimino più dinamico rispetto a quanto tu sia abituato. In realtà è da fare attenzione, vista la posizione di Marte ancora non troppo favorevole, a non sfruttarti eccessivamente. C'è comunque un'attenzione da parte tua nei confronti di chi ti è vicino, ma è da fare attenzione di non avere due pesi di due misure, volere una certa libertà per te e essere un po' possessivo, un tuo difetto che spesso emerge, e ancor più oggi, considerata appunto la luna non troppo propizia. Gemelli, il tuo dinamismo, la tua frizzantezza oggi finalmente ha modo di estrinsecarsi nuovamente dopo le ultime settimane in cui il sole non è stato favorevole. Con l'arrivo della primavera, quindi con il sole in aspetto positivo, ti senti nuovamente più lucido, più chiaro, più in grado di spaziare proprio come te piace. E mentalmente potresti ancora non essere proprio al top della forma, considerato questo Mercurio non troppo favorevole che ti rende un po' con la testa nelle nuvole, quindi più attivo nei fatti che non mentalmente. Cancro, voi cancerini, con questo arrivo della primavera avete questa posizione non troppo favorevole del sole dopo le ultime settimane in cui invece è stato molto propizio. Oggi comunque la luna ti aiuta ad enfatizzare quella che è la tua sensibilità, quella che è la tua percezione, ma anche delle passioni che non sempre riesci a esternare adeguatamente. Non soltanto, puoi contare anche sui favori di Mercurio, sui favori di Giove, che ti aiutano ad essere più empatico sia nel privato che in ambito professionale, essere molto vicino non soltanto fisicamente ma anche interiormente alle persone che, con cui hai modo di interagire. Leone, grande inizio di stagione per te, l'arrivo della primavera con il sole decisamente propizio ti dà la possibilità di sentirti in grande forma, proprio come questo sbocciare della primavera, questo tuo esternare in maniera grintosa, in maniera anche combattiva, al limite tutte le tue energie. Fai attenzione perché in ambito affettivo e anche in generale continui ad avere però questa posizione non troppo favorevole di Venere e Marte, che ti invitano comunque a non pretendere troppo dagli altri, a non aspettarti troppo e ad essere comunque un po' più centrato senza abusare troppo delle tue forze. Vergine, finalmente anche per te con l'inizio della primavera il sole non è più dissonante e quindi le tue forze, il tuo umore può essere nuovamente più centrato, una situazione che nelle ultime settimane può essere stata un po' difficile da mantenere per te. L'unica cosa, ancora mentalmente, puoi far fatica a focalizzare determinate situazioni che ti sono un po' più nebulose.
Buona anche la capacità da parte tua, rispetto al solito, di far buon uso della tua intuizione, di andare al di là di quello che è il tuo pensiero, la tua analisi, ma riuscire a fare affidamento su una sorta di percezione, appunto, che va al di là di quello che è un pensiero razionale concreto. Bilancina, le bilance con questo inizio di primavera hanno questa posizione del sole in opposizione, infatti il segno dell'ariete è opposto alla bilancia, quindi questa tendenza a non riuscire a essere centrato quanto vorresti, quindi un'impossibilità a prenderti quello spazio che desidereresti per valutare, per fare delle scelte. Quindi è come se tutto con questo inizio primavera, questo sbocciare, questo fermento fosse quasi un po' eccessivo per i tuoi gusti in un certo senso. Oggi comunque ti aiuta la luna a essere maggiormente focalizzato, focalizzata su ciò che è importante anche le persone che ti sono vicine. E continua a essere un buon periodo anche per sperimentare sia a livello affettivo sia a livello di concretezza, di materialità, delle situazioni in ambito creativo, in ambito artistico, quindi spingendoti al di là di ciò che è l'attualità consona alle cose normali. Scorpione, anche per te Scorpione, questo cambio di stagione rappresenta un'evoluzione importante, uno spostamento tutto sommato delle tue energie da un livello più inconscio, da un livello più percettivo a un livello più combattivo anche, nel momento stesso in cui, come si suol dire, il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare. Con questa inizio primavera sei disposto a scendere in campo e a farti valere, ma oggi in particolare, grazie alla luna proprio nel tuo segno, hai la possibilità di non eccedere in questo, ma studiare adeguatamente quelle che sono le strategie, anche per non farti male, perché insomma se cedi con questa energia arietina eccessiva potresti andare un po' fuori dal seminato, anche perché appunto anche per te Marte ancora poco favorevole ti suggerisce comunque di non abusare delle tue forze, ecco. Sagittario, anche per te questo inizio di stagione primaverile è una veramente boccata d'aria fresca. Il sole infatti, dopo essere stato per te poco favorevole nelle ultime settimane, da oggi diventa decisamente favorevole, anche se oggi potrei essere un pochino più silenzioso, più introspettivo rispetto al solito, avere la possibilità di soffermarti su aspetti che per te sono importanti senza per forza far gran pubblicità esternali eccessivamente. Mentalmente Mercurio ancora non troppo favorevole potrà indurti a non essere perfettamente in focalizzazione su quelli che sono le situazioni che ti stanno a cuore e che hanno necessità di tutta la tua attenzione, ma è una cosa che prossimamente scemerà sempre di più. Capricorno, anche per te questo inizio di stagione primaverile rappresenta un momento un po' critico, l'aspetto del sole non troppo favorevole, è come se ti desse uno scossone eccessivo rispetto a quello che è il tuo ritmo preferito, questo quasi eccesso di dinamismo rispetto a quello delle ultime settimane in cui il sole invece era favorevole. Potrà un po' spiazzarti. Ci pensa comunque la luna, che per oggi per te è propizia, a ristabilirti una sorta di maggiore equilibrio, la possibilità di soffermarti su situazioni per te importanti, andandoci a fondo e con la possibilità di studiare delle strategie, anche grazie a Mercurio, sempre propizio, assieme a Giove, che ti offre la possibilità di percepire ciò che per gli altri può essere non importante e farlo tuo per quelli che sono i tuoi obiettivi. Acquario, l'inizio della primavera è un momento di estrinsecazione di nuove cose, un momento di attività, si aggiunge per te una nuova energia a un periodo che comunque è già abbastanza positivo, dato che puoi continuare a godere dei favori di Venere e Marte, quindi un periodo ancora buono, soprattutto se appartiene alla prima e seconda decade.
in ambito affettivo e anche nell'ambito delle cose che porti avanti, delle attività che ti stanno più a cuore. L'unica cosa, cerca di non essere brusco, non essere aggressivo, dato che la luna oggi emotivamente non è troppo propizia, e quindi potresti essere un po' spiazzato, un po' non proprio in equilibrio. Per concludere con i pesci, giornata di cambiamento importante, il sole infatti abbandona il tuo segno per dare inizio alla primavera, quindi comunque potrai continuare a contare sui favori di Mercurio, sempre presente nel tuo segno assieme a Giove, e quindi a livello mentale, a livello di empatia, a livello di comunicazione potrai comunque fare affidamento su quella tua capacità di andare quasi oltre quelle che sono le parole, anche grazie alla luna, pura propizia per te quest'oggi, che ti aiuta ad andare in profondità e a fare affidamento sulla tua sensibilità. Anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me sul mio canale Astrolove, ci vediamo domani sempre per l'oroscopo giornaliero. Se ti è piaciuto questo video ti invito a metterci like, a iscriverti al mio canale per non perdere nessun aggiornamento. E grazie ancora, e che gli astri veglino sui tuoi passi e che ti consentano di percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!